Nei due video sul matrimonio di Cesare e sull'ostinazione degli Elvezzi abbiamo incontrato una costruzione che nella lingua latina è utilizzata nella narrazione, nei testi in prosa, il cum narrativum, il cum narrativo. Essa è in sostanza una subordinata introdotta dalla congiunzione cum, che regge una forma verbale al modo congiuntivo. È un cum che certamente potremmo tradurre con l'italiano quando, ma non sempre e non sistematicamente. Facciamo alcuni esempi per chiarirci le idee. Rivedremo a tal proposito due clip del video sul matrimonio di Cesare e del video sull'ostinazione degli Elvezzi. Cesare sta aspettando la sposa sulla soglia di casa. Iam venit Cornelia. Cornelia sta arrivando. Ormai arriva Cornelia, dice un amico di Cesare. Cum flammeum et faces procul prospiciam. Poiché riesco a vedere cum prospiciam flammeum et faces procul, il velo e le fiaccole da lontano. Tandem, finalmente, gli fa eco l'altro amico, cum nunc sponsa perveniat, poiché la sposa sta arrivando, cum perveniat, Caius respirat, Caio tira un sospiro di sollievo. In ambedue i casi abbiamo tradotto cum con poiché, non con quando, perché è il contesto a suggerirlo. Il cum narrativum può avere dunque valore causale, valore temporale, ma non solo. È un costrutto, come scopriremo, polivalente. Vediamo un altro esempio tratto questa volta dal video Cesare all'ostinazione degli Elvezzi. Cesare è perplesso sull'intervento di Dumnorige, capo degli Edui, a favore degli Elvezzi, ma come gli riferisce l'Abieno, ita sunt, le cose stanno veramente così. Cesare, Cesar, cum Dumnorix a sequanis impetravisset, dopo che Dumnorige impetravisset aveva chiesto ai sequani a sequanis che cosa, ne itinere Elvezios prohiberent, che non impedissero agli Elvezzi il passaggio, questi, eccetera, eccetera. Qui abbiamo tradotto cum con dopo che, cioè con una locuzione che funge da congiunzione temporale. Quindi, in questo specifico caso, il cum ha valore temporale, introduce cioè una subordinata temporale. Ma come faccio a capire il valore del cum più congiuntivo? Quando devo tradurlo con una subordinata temporale? Quando con una causale? Quando con un altro tipo di subordinata? In primo luogo, take it easy, o meglio, adotta questa procedura. Traduci in prima battuta con un gerundio, se sai cos'è. Se non lo sai, ecco la spiegazione.